L'Italia rappresenta una delle aree europee più esposte al rischio climatico ed è tra i paesi dell'Unione quello che soffre maggiormente per le perdite economiche dovute alle condizioni ambientali estreme. Il progetto LifeADA, Adaptation in Agriculture, è uno strumento finanziario per supportare l'agricoltura regionale nelle filiere agroalimentari, ortofrutticola, vitivinicola e lattiero-casearia, di fronte ai danni causati dai cambiamenti climatici. In un primo convegno si è parlato della filiera ortofrutticola. Nella lotta ai cambiamenti climatici nessuno si salva da solo, sono necessarie le politiche integrate e il dialogo assolutamente in maniera molto trasparente anche appunto tra i diversi settori, proprio perché c'è il tema della mitigazione, il tema dell'adattamento che deve essere percorso da tutti i settori, dalla sanità, si va al patrimonio culturale, all'energia, ai trasporti, a tutti i settori, e ci deve essere anche una governance multilivello, quindi non solo dialogo a livello regionale tra le diverse materie, diciamo, i diversi ambiti, ma anche diciamo tra la regione, i comuni e anche ovviamente con i privati, perché siamo tutti assolutamente sulla stessa barca. Non si può fare un'azione che sia esclusivamente un'azione di mitigazione, per esempio sul settore dell'energia o sul settore dei trasporti, senza pensare anche per esempio al ruolo fondamentale, come in questo convegno, dell'agricoltura. I danni e i problemi creati in agricoltura dai cambiamenti climatici hanno fatto emergere il ruolo sempre più importante da parte del settore assicurativo. Un gruppo assicurativo come UnipolSai ha un grande interesse in un progetto come LifeADA, che ha l'obiettivo di supportare l'adattamento del settore agricolo ai cambiamenti climatici, perché uno dei risultati che il progetto punta a ottenere è quello di aumentare l'assicurabilità nel tempo del settore agricolo e degli agricoltori. Noi innanzitutto siamo il capofila del progetto, quindi lo abbiamo fortemente voluto, creando un partenariato che prevedesse tutti gli stakeholder, dal pubblico ai rappresentanti dei produttori, a una serie di partner scientifici. Quello che ci aspettiamo da qui a fine progetto è quindi raccogliere delle informazioni che aiutino sia l'assicurazione che il settore pubblico a capire quali sono anche le misure più efficaci che possano poi essere da un lato supportate nel tempo anche con un aiuto finanziario pubblico e privato, e che possano aiutare l'assicurazione a proteggere gli agricoltori per quello che è il rischio residuo, quello che non può essere mitigato. Le nuove sfide della filiera ortofrutticola nella gestione dei rischi di fronte al cambiamento del clima vede il confronto e lo scambio con esperti di altre regioni, come la Toscana. Proviamo ad assistere la nostra agricoltura e i nostri agricoltori soprattutto attraverso delle misure di innovazione e di trasferimento dell'innovazione, perché se è vero come è vero che esiste un cambiamento climatico, a questo cambiamento climatico deve seguire un cambiamento di mentalità. Da questo punto di vista la formazione, l'informazione, l'innovazione, l'agricoltura di precisione, il precision farming stanno tentando di dare degli strumenti nella cassetta degli attrezzi per poter, diciamo, in modo accorto riuscire a trovare la soluzione migliore a situazioni che magari possono essere estreme come quelle degli eventi climatici degli ultimi anni. La Regione Emilia-Romagna è in prima linea nella strategia per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti estremi del clima. Uno dei fronti principali su cui noi abbiamo lavorato, per i quali costituiamo una best practice anche a livello nazionale, è il fronte della difesa attiva. Abbiamo finanziato molti investimenti per proteggere le produzioni. Un altro fronte molto importante è quello dell'innovazione e della ricerca, dove attraverso i GOI abbiamo invece finanziato numerosi progetti di innovazione. Questo progetto per noi è molto importante anche perché è necessario che tutti gli attori coinvolti, dalle aziende alle assicurazioni, ai consorzi di difesa, agli enti pubblici, tutti quanti facciano la propria parte, ma con un approccio di sistema, avendo chiari che gli obiettivi sono quelli comuni, quelli di adattarsi a questi cambiamenti e dall'altra parte anche di promuovere un'azione di mitigamento, perché l'agricoltura comunque può dare un contributo notevole al miglioramento del clima.